Ciao a tutti, sono Andrea Iorio, sono a Longyearbyen, il capoluogo delle Svalbard, delle isole molto a nord, 78° parallelo. Sono terra libera, ma sono governate dalla Norvegia. Su queste isole infatti ci sono anche delle cittadine russe e per questo motivo appunto è una terra libera. E beh, siamo veramente molto vicini al Polo Nord. È un posto molto particolare perché beh, c'è il permafrost, quindi il terreno che rimane ghiacciato tutto l'anno. Adesso qua intorno a me vedete tutto bianco, tutto completamente ghiacciato. D'estate sghiaccia, però il terreno rimane comunque ghiacciato. Motivo per il quale la cosa più strana, più eclatante, è che qui è vietato nascere e morire. Nascere perché chiaramente, essendo a diverse ore di distanza via mare e a diverse ore di distanza via aereo, se succede qualcosa, insomma, per partorire bisogna andare sulla terraferma. Invece, anche lì, se si muore o si sta per venire a mancare, si viene portati sulla terraferma, perché qui i cadaveri non si decompongono e quindi non si seppellisce più. Detto questo, ci sono 2.500 abitanti e 3.000 orsi su questa isola, su questo arcipelago di isole. E infatti qua la gente appena esce fuori dalla città gira col fucile armato e se vuoi uscire tu turista devi avere il permesso del governatore e un fucile oppure una guida col fucile. Poco più giù c'è una miniera ormai abbandonata in disuso e ancora questa cittadina vive di energia creata dalla combustione di carbone. E quando io pensavo fosse una delle fonti più inquinanti, invece mi dicono che adesso con dei buoni filtri è una delle meno inquinanti al mondo. E comunque bruciano carbone per riscaldare l'acqua, una cosa secondo me ancora pazzesca. Sto soffrendo il freddo in una maniera incredibile, infatti adesso il mio cellulare morirà. Sono giorni che non riesco a fare foto perché la mia reflex è partita appena sono arrivato. Il cellulare, dopo poco che non lo tengo in tasca, infatti lo tengo sempre in un calzino, anche questo si spegne. La webcam, l'action cam l'altro giorno mi si è ghiacciata e si è scaricata, e insomma. Però abbiamo anche viaggiato con la motoslitta sul mare ghiacciato, sul fiume ghiacciato, è veramente una cosa unica.